Buongiorno, ci troviamo a Codevilla presso l'ufficio turistico dell'amministrazione provinciale di Pavia e siamo con i signori Cristina Placidi, presidente del Camper Club 100 Torri di Pavia, Ciro Caramiello, presidente degli avventuristi Associazione Camperisti di Retorbido e il signor Manganaro Pippo, presidente del Camper Club ACT di Pavia. Presidente degli avventuristi Associazione Camperisti di Retorbido, Ciro Caramiello, gentilmente ci può illustrare l'attività della sua associazione? Sì. Dunque, la nostra associazione è nata nel marzo del 2007, quindi ha una vita abbastanza, è nata proprio di recente. È nata per innanzitutto per uno scambio tra persone che condividono lo stesso spirito che è quello del turismo itinerante, soprattutto per diffondere nell'ambito dell'Oltrepò Pavese, delle zone dove noi risiediamo, quello che è l'aspetto naturale, culturale, enogastronomico della zona, portarlo ai più che fanno turismo itinerante appunto. La nostra attività si concretizza principalmente, oltre che nel fare viaggi e quindi andare a conoscere altre cose e diffondere ciò che noi facciamo, attraverso il nostro sito internet diffondere anche quelle che sono le realtà locali. Con l'amministrazione comunale di Retorbido, per fare un primo passo, abbiamo realizzato un primo camper service, quindi esiste a Retorbido un punto di sosta che è proprio agli inizi, diciamo, dell'Oltrepò Pavese, e la nostra intenzione è quella di appunto diffondere maggiormente queste realtà anche attraverso colloqui, contatti con altre amministrazioni comunali, soprattutto nella zona della collina, nella zona collinare e sulla via del sale, che è un qualcosa che va riscoperto sicuramente. Anche da Pavia c'è il Camper Club ACT Pavia, quindi chiediamo un po' l'attività e il ruolo al presidente, signor Manganaro Pippo. Noi vogliamo promuovere per la via Francigena e tutta la provincia di Pavia, che è molto bella, e con questa iniziativa con l'amministrazione provinciale di riuscire a realizzare delle nuove aree attrezzate, e di organizzarci anche con altri club, essere un po' più vicini nella realtà dei camperisti, fra di noi avere degli accordi e scambiarci anche delle idee sui viaggi itineranti che facciamo e dopo anche a livello culturale è molto, molto positiva la cosa, che questa per noi è una cosa eccezionale, questa iniziativa con l'amministrazione provinciale, sperando che il comune di Pavia ci venga vicino a queste iniziative e poter portare avanti certi discorsi itineranti. Sempre da Pavia, il Camper Club 100 Torri è rappresentato dalla sua presidente, che è Cristina Placidi. Anche dalla signora Cristina abbiamo piacere conoscere l'attività. Grazie. Perfetto, buongiorno. È circa dal 2006 che mi sto occupando del Camper Club 100 Torri di Pavia. La nostra professione, diciamo tra virgolette, è proprio l'attività di promuovere il territorio dal punto di vista sia naturalistico che proprio anche la scoperta di quello che riguarda monumenti e tutto quello che è la scoperta sia della nostra zona che anche la scoperta anche delle altre province. Noi stiamo lavorando bene un po' in tutto il nord Italia, abbiamo molti contatti con molte province e molti comuni che ci accettano molto volentieri, anche perché il turismo itinerante è un turismo che ultimamente ha avuto un grande sviluppo. In effetti, contrariamente al tipo di turismo classico, il nostro è un turismo che si sta sviluppando e sente, diciamo, di meno la crisi rispetto all'altro settore. Quindi proprio in funzione di ciò il
ci proponiamo di far scoprire questo tipo di turismo anche al nostro territorio, alla provincia di Pavia, che comunque non è ancora molto a conoscenza di questo nostro settore, e questo è un po' una pecca di Pavia e del suo territorio, perché presenta veramente dei luoghi stupendi. Grazie, quindi il nostro Oltrepò offrirà veramente delle visioni bellissime, dei posti splendidi per farsi conoscere. E Oltrepò, provincia di Pavia, tutti col camper allora. Grazie, arrivederci.